niente, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, abbiamo cercato di dire, di far capire che comunque, nonostante l'abbandono delle istituzioni, soprattutto ai privati, si è andato avanti e si sta cercando di ripartire, di ricostruire, insomma. E si è fatto un attimo l'analisi su quello che bisognerebbe fare, insomma, affinché quello che è successo non succedesse più, anche se poi abbiamo visto ogni anno ci sono sempre problemi. A livello di ricostruzione, come procedono i lavori? Diciamo che i privati, per la verità, sono riusciti con i propri fondi a riprendere quello che il fuoco aveva tolto, insomma, erano alcune strutture distrutte tipo San Nicola, Bai San Nicola, eccetera, e insomma, oggi sono delle strutture per fortuna vive che ospitano centinaia di persone. Ci sono stati problemi per l'arrivo dei fondi? I fondi non sono mai arrivati, per la verità, pochissimi ne hanno usufruito, ma proprio pochi, per pochi spiccioli. In realtà nessuno di queste strutture ha ricevuto un centesimo, tutti hanno speso soldi propri, hanno fatto sacrifici, insomma, mutui, eccetera, e quindi insomma, adesso sono in attesa di sapere se riescono ad avere o meno qualcosa, ma sarà, secondo me, difficile. Che stagione turistica si preannuncia per quest'anno? Insomma, un calo c'è. Adesso dovremo capire in agosto che succede, però si percepisce, insomma, a pelle che c'è una riduzione dell'ordine del 10-15%, a mio avviso. Anche se le strutture storiche di pesca si tengono, grazie al nocciolo duro dei clienti vecchi che da anni frequentano il Gargano, in modo particolare Pestici, però un piccolo calo c'è, ma è anche era prevedibile per tutto quello che sta succedendo nel mondo, non dico in Italia ma nel mondo, e quindi dobbiamo adeguarci anche noi.